La prevenzione da diverse malattie passa già dall'alimentazione e dall'uso e consumo dei cibi. Non solo diabete, ma anche altre patologie che possono cambiare per sempre la nostra vita. Ed è per questo che al Liceo Classico Pitagora di Crotone si è tenuto un seminario sull'alimentazione e prevenzione primaria con l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Crotone. Siamo arrivati alla terza annualità, abbiamo concluso la prima nel 21. Ci accingiamo a concludere la seconda e abbiamo già avviato la terza annualità ed è proprio nell'ambito di questo primo percorso interno all'annualità anche a sottolineare l'attenzione che riserviamo a quelli che sono i temi più cari ai nostri ragazzi, adolescenti che devono imparare a confrontarsi positivamente con ciò che mangiano e soprattutto devono avere consapevolezza che, come diceva il filosofo e antropologo tedesco nell'Ottocento, noi siamo ciò che mangiamo. E ancora prima di lui Ippocrate aveva riconosciuto questo stretto legame tra l'alimentazione e la salute. Perché rivolgersi proprio a loro? Perché sono gli studenti della curvatura e sono gli studenti dell'indirizzo scientifico all'interno del nostro percorso tradizionale. E poi la prevenzione primaria sull'alimentazione aiuta anche questo percorso di curvatura biomedica. Esattamente, quindi nell'ambito del percorso di curvatura biomedica è nata l'esigenza di arricchire l'offerta formativa con una serie di seminari che sono scaturiti proprio dalle domande che i ragazzi si sono posti e quindi la necessità di ampliare e di creare una serie di seminari. Questo è il primo, mi auguro di tanti altri, col patrocinio dell'Ordine dei Medici, all'interno dei quali si va a declinare una informazione che diventa sempre più importante per i nostri ragazzi. Qual è il primo consiglio che lei fornirà agli studenti? Noi si parla tanto, ad esempio, della famosa dieta mediterranea. Se noi pensiamo che negli Stati Uniti o in altri paesi occidentali la dieta mediterranea, cioè la nostra vecchia dieta, è presa ad esempio come stile di vita, il famoso lifestyle, invece da noi ci stiamo un pochino, tra virgolette, se mi è consentito, americanizzando nella dieta, per cui c'è un abuso ad esempio di merendine, di prodotti farciti, invece di bibite zuccherate che sono estremamente dannose per l'organismo, soprattutto se consumate poi chiaramente in quantità incongrue. Per cui io mi sentirei di dire agli studenti e anche ai genitori, spesso se parliamo di studenti di età più piccola, di tornare a dei correttivi un pochino più semplici nella dieta, quindi la famosa merendina preparata in casa, le ciambelle formate in casa, ci sembrano cose banali ma in realtà sono molto molto importanti, l'uso chiaramente della frutta, della verdura, dell'olio extravergine di oliva, cioè basterebbe, come dire, cominciare a ripercorrere quella che è stata la nostra dieta per tanti anni. E poi ci sono gli zuccheri, questi nemici dell'organismo. Per alcuni versi sono insostituibili, ripeto, gli zuccheri composti, quelli che ritroviamo nel pane, nella pasta, nella frutta, nella verdura. Quelli che devono essere evitati, torno a ripetere, sono quelli che ritroviamo nei dolci, nello zucchero che si mette nel caffè, per essere molto pratici. Prestando questa attenzione riusciamo anche a fare una buona alimentazione che contribuisce a non determinare malattie importanti. Invece dal suo punto di vista, che cambia letteralmente rispetto ai medici nutrizionisti, come si parla ai ragazzi dell'alimentazione? Da un punto di vista psichiatrico, ma soprattutto psicologico, il cibo assume un significato del tutto simbolico, rappresenta un modo di comunicare un disagio e soprattutto un modo di comunicare quanto io voglio dominare il mio spazio emotivo, quello che dirò nell'ambito dello spazio che mi viene concesso. Spesso il rifiuto del cibo rappresenta la modalità che ha lo strumento che ha il ragazzo per comunicare ai genitori, ma anche al contesto sociale in cui vive, per comunicare il proprio disagio, la propria ribellione. Per cui nel momento in cui il ragazzo dice non voglio mangiare, in realtà in questo modo sta comunicando che voglio dominare l'unico ambito che mi è concesso dominare. Io rifiuto il cibo perché non posso
comandare in altri ambiti, perché tutti gli altri ambiti in cui vorrei comandare mi è negato. Senta, allora l'alimentazione non riguarda solo l'estetica, ma anche la prevenzione dei tumori? No, anzi, non è solo estetica, ma è veramente prevenzione, perché si è visto che un terzo dei tumori ha una relazione con una alimentazione scorretta, cibi molto raffinati, molti zuccheri, che sono poi i cibi dei nostri ragazzi. Bisogna che si abituino a mangiare secondo la nostra dieta mediterranea, cioè che mangino più frequentemente verdure, ortaggi, legumi, cereali. Bisogna che imparino ad amare la pasta e fagioli, tipica nostra.